Osservazioni sul metallo contenuto nelle svapa, nelle sigarette elettroniche. Allora, intanto abbiamo capito che si trova nella svapa, nella sigaretta elettronica e funziona comunque da catalizzatore. Eccolo qui. Allora, non abbiamo ancora determinato che tipo di metallo è. Sappiamo che sta dentro il range dei metalli. Palladio, titanio, tungsteno, esatto. Quindi, non avendo determinato il nome specifico, con un test specifico, abbiamo determinato quantomeno il punto di fusione che è 1800 gradi. A 1800 gradi, devo dire, si è prodotto parecchia ossidazione. Ora, vediamo la particolarità di questo metallo. Una particolarità di questo metallo nel magnetismo è che questo metallo ha due poli nel suo magnetismo, quindi vediamo una vite, mettiamo un magnete, oppa, questo è velocissimo, mettiamo un magnete e avviciniamo la vite, se vi dico che la camera si vede, sì, avviciniamo la vite e è magnetica, è magnetica. È magnetica. Ora centriamo bene questo e andiamo a vedere che tipo di magnetismo ha questo metallo. Quindi, se io lo tengo così, non ha magnetismo. Ecco, questo è il lato su cui posso scrivere meno. Giro il lato e ovviamente ha magnetismo. Quindi si verifica questo fenomeno, se io qui lo accosto non sente tanto magnetismo, ma se lascio si gira perché il lato che è magnetico è questo qui. Quindi questo qui non è magnetico, questo lato qui. Quindi questo metallo ha due poli, questo no, questo sì.